vedrete che vi riconosceranno questo cane come capostipite di razza, e voi di lì inizierete a poter fare i documenti su questi cani. Ed è un po' il lavoro che, non so, 30, 40 anni fa, non so quanti anni fa, si è sicuramente 40 o 50 anni fa, si è iniziato a fare lì con il riconoscimento di questa razza. Ma la cosa più importante che io vi vorrei dire, no, in questo video, in questa serie di video, è che voi dovete farvi due domande. E adesso vi sto parlando ancora dei miei cani, poi vi parlerò proprio della razza in sé. Uno, qual è il motivo che io non ho mai cambiato cani? Sono partito tanti anni fa con questi, ho girato tutta l'Asia centrale e oggi sono rimasto ancora con questi, con questa tipologia. Seconda cosa, cosa mi sarebbe mancato a me, né sotto il profilo economico, né sotto il profilo della struttura, né sotto il profilo degli studi che ho fatto, della competenza, eccetera, di dire: ragazzi, li ho tutti e due i tipi, non avevo bisogno di dire mi ero sbagliato, no, potevo dire tengo questi e ne tengo altre tipologie. E legata a questa domanda, ditevi, chiedetevi perché non l'ho mai fatto. Perché nonostante sia sempre stato contestato da chi in Asia centrale non è mai andato, da chi raccoglie documentazione su internet e si è specializzata in questo modo, tant'è che non sapremo se riusciremo a fare questo viaggio in Turkmenistan, e per me sarebbe la terza volta, ma ci andrei volentieri. Perché le adesioni, nel momento in cui si è capito che andare a fare quello che gli americani chiamano uno special trip, che vuol dire avere guide, avere tutto dedicato solo per un gruppo molto limitato di persone, con i fuoristrada, con tutto, solo per andare a studiare questo cane, quando hanno sentito che la spesa era sui 5.000 euro, sono scappati tutti. Però è ridicola questa cosa, perché quando io vi dico che per poter sapere le cose che so ho speso centinaia di migliaia di euro, se sommo cosa ho speso studiando i cani, più cosa ho speso a studiare i lupi, più tutti gli zoologi che ho frequentato e più tutte le cose che sapete, gli studi che ho fatto sui cani a randagi, dove ho potuto fare tanti collegamenti fra i cani che io allevo e i cani che ritengo che siano gli unici che dovrebbero essere chiamati oggi pastore dell'Asia centrale. Però nello stesso tempo, adesso credo che siano venuti qui con una gran voglia di litigare, litigheranno proprio adesso, non so se vedete tra l'altro che spettacolare, no? Questo branco che ha tutta una serie di pretese gerarchiche e non si non si disdegnano a litigare, stai bravo, questo è Eroe, che lui è geloso di me. E come hanno avuto questo accordo immediato con le pecore? È anche questo che mi fa continuare in questa direzione. Perché io, per interposte persone, ho anche provato le stesse cose con altre tipologie che poi ve le spiegherò. Ma c'è veramente un abisso fra una tipologia di un cane e l'altra. E siccome io questi cani li devo mettere nelle famiglie, dovevo raccomandare in qualche modo un certo tipo di salute, un certo tipo di lavoro, un certo tipo di utilità, di autonomia, di frugalità, di rusticità, di tante altre cose, sono partito per un puro caso con una tipologia di cani. Sono andato a studiare in Asia centrale, mi sono trovato quelli, laggiù dai pastori, che sono quelli che mi interessa, perché parlando del pastore dell'Asia centrale, al di là di tutto quello che oggi si impara attraverso le serie Walt Disney, perché ormai è diventato tutto un cartone animato, no? Quello che noi vediamo sulle varie razze, sia sulle dimensioni, sia sulle vicende, sui cani antilupo, sulle dimensioni che possono raggiungere ormai tutte le razze, non solo il pastore dell'Asia centrale, su quelle cose fantasmagoriche che possono fare e che devono stupire tutti, specialmente gli idioti. Sugli idioti io ho fatto una rassegna di video che non so se l'avete visto o meno, se no ve la potete andare a cercare sui video. Però laggiù dove il cane deve avere una funzionalità, deve entrare in una famiglia, deve dare delle garanzie sull'appunto sull'affidabilità di vita con i bambini, dove il cane può essere introdotto, tante volte c'è bisogno di introdurlo non solo fra persone esperte della razza, ma su persone che non hanno mai avuto i cani.
le persone che dicono che il pastore dell'Asia centrale è un cane per persone esperte. E certo, perché citano delle esperienze di cani che intanto non sono queste genetiche dei cani da gregge, o sono ormai diventate molto lontane, ma poi questa è una cosa che vi faccio questo video per spiegarvi. E sono state acquistate chissà da chi, sono state applicate le stesse cose che non possono essere applicate su questi cani, ecco perché bisogna che vi segua una persona che se ne intenda di questi cani. Voi avrete solo soddisfazioni su questi cani, guardate come si rapportano con me. Io non faccio miracoli, non è che sono due o tre, cioè ci sono proprio delle cose da applicare quando dico va studiata cinofilia, va studiata sì, ma non va studiata solo dopo quando siete, come si suol dire, a carte sporche, che allora non sapete che pesci pigliare, vi ricordate di Ezio Maria Romano, no, va studiata all'inizio, va scelto magari un professionista che vi parta dicendovi quale cucciolo vi serve, come lo dovete introdurre e tutte queste cose qua.